Siamo nell'istituto alberghiero dedicato ad Antonio Celletti, noto ristoratore, albergatore del territorio del Basso Lazio, per un'occasione, per una ristorazione serale didattica con i ragazzi, appunto allievi della scuola stessa dell'alberghiero in provincia di Latina, Formia. Abbiamo tra gli ospiti il docente Maiello. Ci dice appunto il nome e cognome e il ruolo e questa serata dedicata per che cosa, che scopo si vuole raggiungere, il motivo? Allora, io mi chiamo Enzo Maiello, faccio l'albergatore da sempre praticamente. Questa serata è significativa perché è un po', come dire, lo sbocco ideale di quello che sono tutti gli insegnamenti che sono stati dati durante gli anni e durante i corsi di preparazione dei ragazzi. Questa sera c'è un'esperienza di un esperimento di ristorante didattico con un menù alla carta per avvicinare i ragazzi alla realtà quotidiana, quello che troveranno in futuro andando nelle aziende a lavorare e a prestare la propria opera. Devo dire che la preparazione, perlomeno fino adesso, è ottima perché c'è un approccio molto valido che parte dalle caratteristiche nutrizioniste dei prodotti che vengono serviti, con il conteggio delle calorie e la spiegazione di eventuali allergeni o problemi che possono portare all'alimentazione. Oggi è l'approccio necessario, perché viste tutte le incompatibilità che ci sono nei fisici normalmente rispetto a fattori che possono essere negativi, è necessario prepararsi e affrontare il problema nella maniera giusta. Bene, l'incarico qui nella scuola, qual è che ricopre lei? In questo momento nulla, faccio parte del consiglio dell'istituto. Come esperto esterno? Sì, come esperto esterno, sono stato sempre consulente del gruppo dirigente, ho lavorato qui per tanti anni e appena possibile io chiedo la collaborazione della scuola, la scuola chiede la collaborazione mia e cerchiamo di fare il nostro meglio per raggiungere dei risultati migliori, per far sì che questi ragazzi soprattutto trovino degli sbocchi ideali nella loro vita lavorativa. Realmente ci sono dei ragazzi che vengono richiesti da altre strutture importanti? Sì, ce ne sono tanti, i ragazzi sono bravissimi, il livello di preparazione è molto alto. I ragazzi, noi facilmente siamo portati a denigrarli un po', no? Magari abbiamo i capelli bianchi, allora è facile parlarne male o sentenziare. I ragazzi sono bravissimi, soprattutto presi per il verso giusto, singolarmente, hanno delle potenzialità che sono eccezionali. Non a caso questa scuola ha prodotto tantissimi chef stellati che onorano il nome della scuola in giro per tutto il mondo. Ce ne sono a Roma, ce ne sono a Varese, in televisione. Spesso sfugge questo particolare, ma tantissimi bravissimi cuochi stellati sono venuti fuori da questa scuola. Bene, adesso ecco, purtroppo abbiamo l'uscita del dirigente attuale e quindi ecco, bisogna rinnovare il tutto, quindi ricostruire forse, se dipende che cosa ecco, si eredita sicuramente sia a livello gestionale, budget, sia a livello di preparazione, di professionalità, speriamo che chi prosegue, prende l'incarico, sappia. Non sarà una sostituzione facile, sicuramente. Però le premesse ci sono per lavorare bene, perché ci sono le basi, ecco, lui ha seminato bene e quindi sicuramente anche chi verrà saprà raccogliere bene i frutti di questo lavoro. Bene, anche a lei riconosciamo appunto un grazie per il lavoro già che ha svolto e anche le consulenze che sono comunque servite, perché lei fa da trade union con il mondo esterno. Il mondo del lavoro, il mondo e certo, scuola. Ecco appunto. Lei quindi per quanti anni ha fatto l'albergatore? Io ho cominciato a 15 anni, quindi giovanissimo. Non mi dico quanti anni sono. Non si vede che è in pensione, è in pensione? No. Ecco appunto, quindi è ancora attivo. Ho 15 anni e già lavoravo intensamente. Non ho mai smesso nemmeno di frequentare corsi, di aggiornarmi, perché è fondamentale. La preparazione oggi per affrontare il lavoro è fondamentale. Bisogna aggiornarsi, perché se io ripenso alla differenza che c'è tra quando ho cominciato io a fare questo lavoro e come si lavora adesso, c'è un abisso. C'è un abisso. Noi eravamo degli spontanei, naif spontanei, che facevamo il nostro lavoro così molto
istintivamente. Oggi tutto il lavoro dell'albergo è scienza esatta. Professionalità e scienza, e quindi preparazione, rigidità anche, mentre prima era spontaneità, troppo semplicistico. Quindi si andava alla... Prima eravamo tutti bravi, nel senso eravamo gentili, eccetera, però non eravamo professionali. Oggi finalmente si è raggiunto questo. Bene, grazie, la lascio per assaggiare uno dei piatti a carta che viene... Sì, grazie, buonasera.